Un ben trovati anche per la nostra pagina sportiva, ampio spazio al pugilato, pugilato per il sociale, un'iniziativa della pugilistica lucchese al carcere minorile di Firenze. Dopo i grandi successi delle ultime riunioni all'aperto in Lucchesia, la pugilistica lucchese è stata chiamata a un'importante iniziativa benefica a Firenze, presso il carcere minorile. La società ha partecipato infatti al progetto educativo Dentro Fuori, voluto dal CONI Toscano, in collaborazione con la Regione e con diverse federazioni sportive, tra cui il Comitato Regionale Toscano della Federazione Pugilistica Italiana. Accompagnati da Giulio Monzelesan, hanno partecipato all'allenamento i pugili Daniel Carai ed Edison Insellari, due aspiranti pugili e alcuni allievi della scuola giovanile accompagnati dai genitori di fronte ai coetanei che si trovano ospiti della struttura, ai responsabili e ai dirigenti. Si sono così allenati ed hanno offerto dimostrazioni delle metodologie di preparazione di un pugile e di come si lavora per salire sul ring. Insieme ai ragazzi lucchesi, anche i pugili del Boxing Club Calenzano, della Box Illuminati e della Robur Scandicci con i rispettivi insegnanti. Ok su pista, domani debutto della Nazionale Azzurra ai campionati del mondo di La Roche-sur-Yon in Francia, tra gli azzurri del CT Mariotti anche Barozzi, il portiere del CGC Viareggio, Motaran e Verona dei campioni d'Italia del Forte dei Marmi. Il primo avversario sarà la Colombia. Una notizia di atletica leggera, Irene Della Bartola della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca ha chiuso con 1,55 m il 12° posto nel salto in alto ai campionati italiani allievi individuali a Milano. 3 errori a 1,60 per la Della Bartola, bravissima comunque Irene, che partiva nelle qualificazioni addirittura con la 34esima misura. Questa era l'ultima notizia della nostra pagina sportiva, ora un breve break e poi la terza parte del telegiornale.